la strategia strutturale dei servizi di social networking, che poi verrà amplificata in quello che sarà il metaverso, è quella di esaltare questo individualismo sfrenato che ci porta al punto di non considerare più le relazioni come un qualcosa di integrato con altri esseri umani, ma che ci porta ad avere relazioni su base essenzialmente conflittuale. Avrete fatto caso che i titoli dei video sono sempre Tizio contro Caio, non crederai mai che è successo, Giovanni distrugge Francesco, cioè tutti titoli che mirano alla polarizzazione, a creare il bianco e il nero, il buono e il cattivo. Questo approccio se l'è inventato la Bibbia. Se voi leggete il libro dell'Apocalisse, l'approccio è esattamente questo. Arriverà la fine del mondo, i cattivi stanno da una parte, i buoni stanno dall'altra. Perché ho fatto questo salto così a lungo indietro nel tempo? Perché questo millenarismo poi è diventato una costante, per esempio, nei culti più o meno settari che si sono generati nel corso del XX secolo. Il senso io contro te, che non è soltanto il titolo di un film di due ragazzotti, il senso dell'io contro te, la radicalizzazione del contrasto, è diventata una leva di comunicazione che affonda proprio nel dato antropologico, nella caratteristica antropologica della società occidentale, e che nei suoi effetti più deteriori ha provocato anche azioni terroristiche. Penso ancora una volta alla setta Aung Shinrikyo che venne smantellata dopo aver diffuso del gas tossico nella metropolitana di Tokyo, ma sulla base, forse questo non lo sapete, del presupposto che il mondo era marcio, doveva essere curato e solamente ammazzando tutti quelli che non facevano parte della setta, il mondo si sarebbe salvato. Queste logiche di polarizzazione, che quindi trovate alla base delle strategie di marketing, in particolare dei social network, hanno queste radici antropologiche. Quindi, come vedete, c'è un filo rosso che lega quello di cui stiamo parlando adesso, alta tecnologia, a un mondo di 2000 e rotti anni fa, nel quale le logiche paradossalmente erano le stesse. Già detto. Quali sono però i fattori che almeno nell'immediato non consentono una diffusione così a macchia d'olio dei servizi basati sul metaverso? Intanto, come ho detto, dei limiti tecnologici. Non abbiamo abbastanza banda internet per poter giustificare, per poter sostenere l'incremento della quantità di traffico dati generato dalla presenza ubiquitaria di servizi basati sul metaverso. Se centinaia di milioni di persone, guardate, adesso voi chiaramente non potete ricordarlo, però quando c'erano, prima della DSL, prima della fibra, quando le connessioni internet erano con i modem, cioè con quegli apparecchietti che si attaccavano al telefono, fischiavano e si collegavano poi all'internet provider, fino a quando si trattava di far passare la posta, cioè file di puro testo, capacità trasmissive che erano meno di 1000 volte rispetto a quelle di cui godiamo adesso, erano più che sufficienti. Quando è arrivato il protocollo HTTP e quindi quando sono arrivate le pagine web, quella capacità trasmissiva, che fino a quando si trattava di lavorare esclusivamente a carattere, con file di formato testo, era più che sufficiente, diventa improvvisamente inutilizzabile. Quindi gli operatori telefonici hanno dovuto fare all'epoca operatori telefonici hanno dovuto fare un investimento per ampliare la capacità delle linee. Quindi è una rincorsa fra tipo di servizio e prestazioni della rete di telecomunicazioni.
Se i servizi di metaverso dovessero diventare ad oggi diffusi quanto anche soltanto l'utenza di Facebook, il sistema delle telecomunicazioni molto probabilmente collasserebbe. Quindi la prima barriera d'ingresso è proprio a livello di trasporto dei dati. Non è nemmeno detto che gli operatori di telecomunicazioni vogliano fare gli investimenti sui data center e sui costi energetici necessari per tenere in piedi questa parte di infrastruttura. Perché? Perché se il metaverso di Facebook mi genera un sovraccarico di banda passante e di potenza di calcolo e io devo investire per potenziare il mio data center e le linee che do ai miei utenti, dovrei anche alzare i costi del mio servizio finale. Perché qualcuno lo deve pagare questo, torniamo al discorso, costi e ricavi. Gli utili si hanno se ho dei ricavi superiori ai costi. Allora, se io operatore di telecomunicazioni, ho dimensionato il mio prezzo, il prezzo dei miei servizi su un certo costo della mia infrastruttura tecnologica, e il costo di questa infrastruttura tecnologica improvvisamente cresce perché qualcun altro ha iniziato a offrire un servizio che si raggiunge tramite la mia infrastruttura. I casi sono due: o non offro la possibilità di raggiungere quel servizio e mi chiamo fuori dal mercato, oppure devo fare degli investimenti. Ma se faccio degli investimenti, chi me li paga? Me li deve pagare il mio cliente, al quale dovrò aumentare il costo del servizio. Ma magari ci sarà qualcuno più grande di me che tiene basso il costo. E quindi rischio di subire un'emorragia di clienti. Quindi questo è un altro fattore di blocco alla diffusione dei servizi di metaverso. Poi banalmente c'è il costo dell'attrezzatura. Però quanti sono disposti a spendere centinaia di euro, al limite migliaia, per un visore a realtà aumentata? Quanti sono disposti a spendere 2.000 o 3.000 euro per cambiare il computer e poter utilizzare questo tipo di servizi? Quindi, fino a quando i prodotti, le interfacce, i controller per interagire con i servizi di metaverso non arriveranno ad un prezzo quasi da commodificazione, cioè da un po' come il discorso dei telefoni con le compagnie telefoniche. Comprati l'abbonamento, ti do il telefono, lo cambi quando vuoi, me lo paghi a rate, cioè o si entra in un modello di marketing basato sul fatto che il visore è associato al servizio, così come il telefono o il tablet sono associati alla linea telefonica, o altrimenti difficilmente le persone spenderanno. Banalmente, spendereste 1.000 euro per avere un visore e fare le lezioni a distanza, in modo da avere l'esperienza immersiva di essere in un'aula del genere a parlare con me? Evidentemente no. La gestione della user experience è un altro elemento cruciale per la gestione dei servizi di metaverso. Perché? Perché applicando quell'approccio basato sul walled garden o sul lock-in tecnologico, se io rendo la user experience in un contesto di questo genere troppo complicata o troppo distante dalle aspettative del cliente, il mio servizio affonda. Ancora una volta, e torniamo alle categorie tradizionali del marketing, qual è il mio mercato di riferimento, il mondo degli affari? È inutile che io penso ad una user experience gamificata, dove faccio vedere le astronavi o cose di questo genere. Al contrario, se la mia user base, se i miei potenziali clienti sono del mondo del gaming, non posso presentare loro un ambiente che è una sala riunioni di uno studio legale nella Quinta Strada a New York. Quindi, e a maggior ragione, l'interazione che devo poter avere deve essere funzionale con le aspettative del cliente finale. Quindi, se sono ancora una volta in una dimensione ludica,
posso prevedere che la user experience faccia sì che il pupazzetto possa volare, abbia superpoteri o cose del genere. Se sto negoziando a distanza un contratto, sicuramente non posso avere la possibilità di mettermi il mantello di Superman e girare per la stanza mentre stiamo decidendo come gestire un affare da decine di milioni di dollari. Ciononostante, ancora più a monte, ciò che è fondamentale nell'ambito della tassonomia, delle barriere d'ingresso ai servizi di metaverso, è il rapporto fra reali rapporti giuridici e rapporti giuridici percepiti. Attenzione perché questo è un tema critico, non astratto, ma estremamente concreto, perché quello che vi sto per dire ha generato centinaia di migliaia di euro, in realtà milioni, di transazioni basate sul nulla. Qual è il punto? Il punto è che si tende a guardare ciò che accade tramite servizi di metaverso, facendo attenzione alla loro apparenza fenomenica e non alla loro realtà sostanziale. Si è creato, in altri termini, quello che viene chiamato diritto del metaverso, sulla base del fatto che nel metaverso, cioè che questo spazio separato abbia una sua dimensione di realtà diversa da quella tangibile che sperimentiamo, e che quindi abbia delle sue regole proprie. Risentite in questa considerazione le stesse suggestioni, le stesse eco di quando, parlando del cyberspazio, abbiamo analizzato il perché il cyberspazio non esiste e perché non esiste la dicotomia fra online e offline.